qua, ben sintonizzati i nostri amici del Tasta la Notizia, le Food News con Marco Fedele che tornano, perché io torno ovviamente con la Pasqua, col cioccolato, e torno con gli amici che ovviamente di cioccolato, come dico io, sono cintura nera, e quindi non posso che collegarmi, come anche come facciamo nei periodi canonici, no? Tolto cioccolato, con Pasqua, Natale, era Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, invece di nuovo Pasqua con i tuoi, per cui con Guido Castagna. Ciao Guido. Ciao Marco, come va? Tutto bene? Tutto bene, come ti dicevo, diciamo, la cosa importante è a salute, no? Quindi in questo periodo, oltre l'economia, che ovviamente va come vuole, e cerchiamo di farla andare meglio. Allora, parliamo un po'. È possibile, a distanza di un anno siamo più o meno nello stesso punto dello scorso anno, dai, forse un pelino meglio, dai, speriamo bene. Però l'anno scorso, diciamo che c'era un po', come dire, anche la novità, forse stare un attimo tranquilli e sereni non dispiaceva neanche più di tanto, però diciamo che poi dopo sì, diversi amici mi hanno detto che appunto il primo lockdown hanno quasi vissuto un po' come una vacanza, perché pensavano che iniziasse e finisse tutto lì, e poi si sono resi conto che invece non era così, e quindi è cambiato l'effetto gioioso del primo lockdown, ma sono diventati problemi di Covid, ecco. C'è stata un'evoluzione. Senti, allora, voi tanto eravate tu, come dire, già dallo scorso anno, ma già da prima avanti con l'e-commerce, per cui con la vendita online, che ovviamente ha salvato, soprattutto lo scorso anno, in cui non si era pronti per la Pasqua, no, per questa evenienza. C'è stata l'anno scorso una grande la produzione, perché, come dire, uno non è che si prepara a inizio di aprile, si parte molto prima, quindi per la preparazione della, quando si parte normalmente per le uova di Pasqua, in questo caso? Beh, tu calcola che è passato il Natale, magari non proprio il mese di gennaio, ma poi in febbraio più tardi si cominciano a fare gli ovetti ripieni, quindi sono quegli ovetti piccolini da quei 6-7 grammi, che sono dei lavori magari un pochino più lunghi, per poi cominciare a fare le uova. Poi chiaramente dipende un po' dalla Pasqua, perché ci sono degli anni che la Pasqua arriva al 24 aprile, certo, e degli anni che a fine marzo, ecco. Però più o meno, diciamo che tolto passate le ferie di Natale, il periodo classico delle feste, si incomincia pian pianino il discorso della Pasqua. Devo dire che l'anno scorso noi siamo stati fortunati e avvantaggiati da questa vendita online che era già attiva, anche se poi è partita in quarta proprio 10 giorni prima della Pasqua, perché le persone si sono rese conto che era veramente chiuso, che magari c'era questa possibilità di spiraglio, di apertura, e quindi lì è partita proprio in quarta. Quindi quest'anno si è lavorata però di nuovo molto bene, perché chiaramente la gente ormai era preparata, ha già avuto modo un anno di divertirsi a comprare online, e quindi diciamo che anche quest'anno si lavora molto bene, forse un modo anche un pochino più sciolto, proprio sia dalla parte dell'utente che fa l'acquisto, sia anche della distribuzione dei corrieri, dell'organizzazione del lavoro nostro, ecco. Senti, come la pasta, no? Tutti sono diventati durante il lockdown cuochi, sono diventati tutti fornai, quindi pasta, lievito, è sparito, però è aumentato anche un po' il consumo del cioccolato, visto che bisogna stare un po' più a casa a guardare un po' più la TV, e quindi c'è stato magari un consumo, diciamo, rispetto alle altre stagioni, un po' più legato al cioccolato, ecco. Allora, diciamo che il cioccolato rispetto alla pasticceria è un pochino un articolo da regalo. Diciamo che, senza esagerare, quasi il 90% dei prodotti acquistati nelle boutique è un prodotto da regalo. Quindi per certi versi ci può essere stato un pochino più un calo del regalo anche a Natale, perché tante aziende magari con momenti di crisi e così via non hanno più fatto i regali aziendali. Certo. È aumentato quale? Il consumo del cioccolato, soprattutto del cioccolato che si compra al supermercato, che ce ne sono anche di ottimi, quindi non è perfetto, che sono stati utilizzati per poi fare i dolci. Allora lì c'è stato un incremento notevole. Io ho parlato con persone che hanno aziende molto importanti nel gruppo industriale, e allo stesso tempo hanno dei marchi che sono magari inseriti negli aeroporti, e magari mi dicono che gli aeroporti sono arrivati a fare almeno il 90%, ma in compenso all'interno di supermercati o della GDO in generale i numeri sono aumentati tanto, quindi mi
determinate marche sono salite tanto, altre sono scese, sì, sì. Pasqua, l'uovo, quali sono le novità 2021 per Guido Castagna, il tuo super B-Juinot? B-Juinot, beh, questo è un po' l'elemento che ci contraddistingue da anni, perché chiaramente il Gianluiotto, il Juinot è il nostro piccolo, e questo qua siamo B-Juinot perché è un bigusto, quindi è un fondente sotto al 64%, rivestito da questo Gianluiotto. E la cosa carina è che siamo riusciti a fare, passatemi il termine, un nuovo dessert, no? Il dessert, cosa di bello, il gioco dei contrasti, del caldo, del freddo, del croccante, del morbido. Ecco, qua caldo freddo non siamo riusciti a farlo, però hai la parte fondente che è più croccante e la parte del gianduiotto che è della morbido. Quindi diciamo che questo è un uovo che c'è già da qualche anno, ma ci rispecchia molto. Poi abbiamo chiaramente i classici uova, non ce la faccio neanche più a parlare, con magari la granella di nocciola croccante, quindi questa è una granella che è stata caramellata, quindi che prende questo gusto dolciastro marognolo, e poi magari vengono così messe su uovo fondente, uovo al latte, e quindi sono di nuovo dei giochi croccanti, di nuovo del territorio, perché con la nocciola. C'è un uovo che facciamo che va anche molto bene, che col cioccolato bianco, perché di fronte è salato, quindi c'è un bel contrasto carino. E poi quest'anno abbiamo fatto, ogni anno facciamo un uovo con un cioccolato un po' più particolare, e quest'anno abbiamo fatto con un cacao del Perù, un Perù al 70%, e che tra l'altro, come forse viene saprai, questo mio amico qua purtroppo è mancato anche lui per il Covid. E quindi questo ragazzo peruviano di 42 anni che ahimè non ce l'ha fatta, un omone, e quindi è stata l'opposta, quest'anno ha dedicato l'uovo col suo cacao, e quindi ricordiamo questo. Sarà dedicato a lui questa. Quindi c'è ancora tempo per ordinare qualcosa sul, più che altro le consegne. Sì, beh, guarda, il punto principale adesso chiaramente comincia ad essere il problema delle consegne, perché chiaramente noi siamo organizzati bene e i corrieri cominciano ad avere un po' di difficoltà. Quello. E quindi, ricordiamo per Torino l'indirizzo, da parte oltre Giaveno, il tuo quartier generale col laboratorio, con la sala degustazione. Sì, Giaveno c'è appunto la zona con l'area 55, che quindi carina zona di degustazione o costi, che chiaramente in questo momento i costi li abbiamo sospesi, per molte di cose. Abbiamo poi Torino negozio via Maria Vittoria, 27C, quindi tra via Bugino, via Santa Cristina Paola, quindi il nostro negozio fortunatamente possiamo stare aperti, quindi diciamo che è anche comodo accedere nella zona di Torino. Beh. Ma io dico che non hanno una curiosità, ma nelle tue uova ci sono le sorprese? No. Ci sono le sorprese, certo, e come ogni anno le sorprese le facciamo fare noi, nel senso che hanno proprio un sacchetto nostro personalizzato, con una sorpresina, dipende dagli anni che cambia in cambia, magari c'era l'anno che c'era quella con le foto da riconoscere, il Forza 4, diverse chiaramente con un tema molto da ricordare del nostro laboratorio, e chiaramente anche degli ovettini ripieni. Bene. Allora, io direi che, come dire, la Pasqua è quasi a posto, quindi c'è ancora la possibilità di ordinare, di acquistare anche direttamente presso i punti vendita. E che dire, noi speriamo di risentirci, come dire, prossimamente con ampia libertà, potendoci anche toccare e vedere come piace a noi, e quindi gustare il cioccolato live, no? Penso che noi italiani siamo bravi proprio nell'arte dell'incontrarci, del socializzare, di mangiare un piatto assieme, bere un bicchiere assieme, quindi l'augurio che faccio è lo stesso che stai facendo te, che al più presto possibile possiamo ritrovarci e a godere di questi frutti che l'Italia ci dà. Poi diciamo a Pasqua possiamo stare, dobbiamo stare a casa, Pasqua e Pasquetta, per cui ci godiamo un bel uovo, un buon cioccolato che fa sempre bene, per cui questa è anche una buona scusa per rimanere a casa, va bene? Cioccolato fa sempre bene, va bene. Cioccolato.